Ciao MTV, benvenuta a casa mia. Prima di entrare nella mia casa, quindi ritieniti fortunata. Oggi ti farò fare un tour di tutta la casa e di tutti i miei luoghi preferiti. Ho indossato per farti vedere la zona living questo outfit che è molto casual, magari di mattina ci sta, ma nei prossimi luoghi mi cambierò e ti farò vedere molti più outfit particolari. Un po' visita della tua crib, un po' sfilata di moda. Non male questo nuovo format. MTV, questa è la mia zona preferita, ovviamente il divano, dove passo praticamente tutte le ore. Vediamo la TV con mio fratello e litighiamo sempre su che film vedere. Questa è una zona non soltanto in cui guardo film e litigo con mio fratello, ma magari mentre aspetto che il pranzo sia pronto dopo scuola, appena uscita da scuola, mi controllo un po' i miei social. Eccomi qui, come vedi sono in tuta, non mi sono messa proprio in pigiama, ma è solamente per te. Io mi sveglio e vengo subito qui, corro a farmi il caffè, questo è il mio angolo preferito, e ti faccio vedere anche le mie tazzine, che man mano con il tempo acquisto e colleziono sempre di più. Questa è la mia preferita, è dorata, e ce l'ho talmente che mi piace tanto anche nella versione più piccolina. Qui ci sono i waffle, quando sono magari un po' di fretta li metto o in microonde o in padella e ci spalmo su un po' di cioccolato bianco. Corinne, dopo questa carica di zuccheri direi che la palestra è necessaria. MTV, oggi ti mostro tutti i passaggi per fare il drink perfetto per quando ho degli ospiti e voglio fare bella figura. Iniziamo con i passaggi, prendiamo lo zucchero filato. Così è abbastanza. E adesso shakeriamo. Questo non si vedrà, vero? Non si vede? Tranquilla, Corinne, tagliamo tutto. Come vedete, lo zucchero filato si è sciolto tutto. Adesso assaggiamo. MTV, adesso arriva una parte speciale, solo ed esclusivamente per te, ti mostro il mio frigo. Qui ci sono tutte le cose indispensabili per me. La mattina un bel caffè latte, un bello yogurt e poi i miei pancake proteici, questi o la mattina o dopo palestra. Una cosa che non può mancare assolutamente nel mio frigo è la spremuta, anche questa indispensabile la mattina, e la frutta. La mia frutta preferita sono i lamponi. E sai che mi sa che mi vado a cambiare? Questo outfit è comodo, però non è che sono convintissima, aspettami un attimo. MTV, loro ancora non te li avevo presentati, sono i miei tre coinquilini. Lei è Queen, che è la mamma. Lui è Bounty, che è il papà. E lei è Lady, che è la piccolina, la figlia. Lei è la mamma e da quando è diventata mamma è super premurosa e abbaia a tutti per proteggere la figlia. E lei è una peste, ve lo giuro. È super super dolce, però è una combina guai. Forse non si dovrebbe dire, ma è il mio preferito. Come si vede, è sopra di me, sta sempre con me e dorme con me. MTV, sì, sono sempre io. Adesso ti mostro il luogo dove la magia diventa realtà. La mia cabina.
caso per questa stanza ho scelto questo abito, devo dire molto molto sobrio. MTV, spero apprezzerà la mia semplicità. Se questo è semplice, allora è una sfida. Vediamo qualcosa di più. Questo è un vestito importantissimo per me, infatti ne sono molto molto gelosa. Non ti avvicinare troppo. È fatto con un corpetto tempestato di brillanti. Questo è il mio abito del 18°. Ho un sacco di ricordi per questo vestito, dalla scelta dell'abito al viaggio stesso per andare a prendere l'abito. Sono andata con mia nonna e con mia mamma fino in Kosovo. Quindi abbiamo preso l'aereo per Tirana, siamo andati in macchina fino al Kosovo e sono andata da questo stilista che veste anche le Kardashian. Io adoro le Kardashian, infatti non potevano scegliere lui. Dal vestito lo avrei riconosciuto, dai. Questo abito è dello stilista Valdrin Saiti. Certo, Valdrin Saiti, lo stilista delle star. MTV, adesso ti mostro qualche foto di quel giorno. Questo era il momento della torta. Questo è il momento dello champagne. E questo è il vero e proprio vestito. Eccolo qui. MTV, non sono solo pagliette brillanti, infatti adesso ti porto con me nella mia collezione di sneakers. Ti faccio vedere due dei miei pezzi preferiti. Partiamo da lei, che è una Jordan 4 per Off-White. Amo il colore poi, non la metto mai perché ho paura di rovinarla. E poi lei, anche questa è un pochino introvabile. E talmente tanto che mi piace, l'ho presa anche in blu. MTV, tu come mi preferisci? In un mood più sportivo o in un mood più elegante? Ho preso da poco la patente, quindi finalmente posso guidare. MTV, eccola qui. Questa è la mia macchinina. L'ho scelta perché è piccola e super comoda da parcheggiare. Adesso ti mostro la mia cosa preferita, però. Aspetta. Sa che la devo accendere. Ho paura. Parcheggio, no? Ok, accesa? Ok. Ed ecco qui. Come vedi, è cabrio. Uno stile old school, per l'allenamento sempre e solo Rocky. A me piace allenarmi e tenermi in forma. Lo faccio in palestra, ma quando non ho tempo ho la fortuna di avere Tapis Roulant qui e un mini spazio, quindi come se fosse proprio una palestra. Mi alleno qui e mi sfogo. Dai, alleniamoci insieme. Sei cambi d'abito. Un vestito tutto tempestato di brillanti. Borse e sacchi da box. Una giornata alla moda assieme a Corinne Pino, glamour girl di Instagram e TikTok. Abbiamo scoperto la sua passione per le scarpe e i dolci. Questo è un mio difetto, perché io sono una golosa di dolci. Il tutto tra un cocktail al limone e uno skincare. Grazie Corinne, anche se forse alla guida c'è ancora un po' di pratica da fare. MTV, come hai visto durante tutto il tour della casa, ho cambiato tanti look, ma nessuno mi ha convinto come questo. Ciao!